Vedete, sono un semplice studente del college che vive da solo in un appartamento. Ero molto entusiasta per il rilascio mondiale di Earth Gold e Soul Silver. Mi sono praticamente isolato dal resto del mondo, salvo l'utilizzare internet per la scuola. Ciò significa niente 4chan, Bulbapedia, eccetera. Dal momento che ero impegnato con lo studio ed ero un povero squattrinato all'epoca, non fui capace di comprare Soul Silver alla data del rilascio. Alla fine dell'anno scolastico l'ho ordinato su Amazon. Comunque ci ha messo una settimana ad arrivare. Quindi decisi di rigiocarmi la versione cristallo sul Game Boy Color nell'attesa. Comunque ricordai che un bel po' di tempo fa mia madre la gettò via, poiché le avevo detto che i salvataggi erano andati a puttane, ed ero abbastanza irritato. Avevo gettato via anche la cassetta della versione argento, quindi mi rimaneva solo il Game Boy Color. Allora non ho potuto fare altro che andare al GameStop e comprarne una versione usata, dato che era anche l'unica che avevano per il Game Boy Color. 10 dollari, prezzo ragionevole, nonostante fosse un GameStop. Sono tornato a casa e ho cominciato questo viaggio nostalgico. In ogni caso, è qui che le cose iniziano a farsi strane. Ed è qui che inizia la ragione per cui dovreste leggere questa storia.